Marco, stai male? Marco, di qualcosa, Marco. Marco! Puoi rivestirti. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Hai soltanto bisogno di riposarti un po' e pensare di meno. Ma io non capisco. Mi sembra così strano. È la prima volta che mi succede e non riesco proprio a capire che cosa sia. Ma non ti devi preoccupare, ti ho detto.
Che cosa vuoi che sia? È soltanto un po' di stress. Sì. Ora ti darò dei calmanti, ti faranno bene. Non so proprio cosa mi stia succedendo in questo periodo. E poi così, tutto all'improvviso, non ho proprio idea. Ma nulla, il dottor Terzi ha ragione. Sei stressato e hai bisogno di molto riposo. Hai mai provato a fare la cura del sonno? No, non ho mai provato. Niente male questo posto. Abiti solo qui? No, sotto abita la signora Roversi, la mia padrona di casa. Un tipo alquanto strano. Vieni. Accidenti. Ho un sacco di lavoro da sbrigare per il convegno, altro che riposo. E poi c'è un editore che aspetta del materiale che non ho ancora nemmeno iniziato. Sì, certo. Ma quella scrivania finirà per diventare la tua tomba se non ti riguardi un po'. Già. Walter, tu credi che non sia nulla di grave? Ma no, che non lo è. Perché continui a preoccuparti? Rilassati un po'. Su, adesso spegni la sigaretta e fate una bella dormita. E domani ti sentirai meglio. Beh, certo. Io vado, così ti lascio riposare. Mamma.
Pronto? Sì, sono io. Che cosa? Permesso? Non c'è nessuno? C'è nessuno in casa? Sa se Giordani è in casa? No, il signor Giordani non c'è. È partito questa mattina molto presto. Ed è insolito per lui che la mattina non esce di casa prima delle 9. E non ha lasciato detto per caso dove andava? No, nulla. Ah. Mi spiace. Va bene, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Ah, finalmente. È tutto il giorno che ti cerco. Dove ti eri cacciato? Walter, sei tu? Sì, sono io. Mia madre è morta. Che cosa? Stanotte ho ricevuto una telefonata. Nata dalla polizia. Si è gettata dal balcone. Si è suicidata, capisci? E soffriva di esaurimento nervoso. Avrei dovuto... Non capirlo. Mi dispiace. Mi dispiace moltissimo, credimi. Walter, che cosa mi sta succedendo? Proprio stanotte ho fatto un sogno terribile, come un incubo. Io non so proprio che cosa sia. Io veramente non ho idea. Ah, non dare retta ai sogni. Cerca piuttosto di non deprimerti. Devi smettere di passare giorno e notte a quella scrivania. Ieri mattina, quando eravamo sul campo da tennis, e mi sono sentito male. È come se fosse entrato in collegamento con qualcuno, come se avesse avuto una premonizione. Erano circa le 11 quando mi sono sentito male. Ebbene, mia madre è morta a quell'ora. Non ti sembra una cosa molto strana? Ah, finisce di farti suggestionare della certa assurdità. Telepatie sono state varie, hai bisogno di svago. Capisci cosa intendo, vero? Certo, certo, so cosa vuoi dire. Scusami, questa volta ho mancato di buon senso. Sono proprio un idiota. Ma purtroppo in questi ultimi tempi ti vedevo un po' giù, un po' cambiato. Ma no, non devi assolutamente preoccuparti di questa mia situazione. In fondo penso che tu abbia ragione. Devo spassarmelo un pochettino, pensare un pochettino di più a me stesso. In fondo è da parecchio che non mi svago un po'. Così mi piace sentirti parlare. Ah,
Ho conosciuto la tua padrona di casa. Avevi ragione, è un tipo molto strano. Allora, perché non alzi il culo da quella sedia e vieni con noi sabato al jumping? Ci terrei molto. Certo, con piacere. Sai, quando parlo con te mi sento subito meglio, come risollevato. Beh, puoi contarci, sabato ci sarò. E grazie molte per l'invito. Arrivederci. Ah, allora è questo il locale? Sì, è molto bello, molto intimo. Mi sembra di esserci già stato. Ah, ecco qua i nostri amici. Ragazzi, vi presento il mio amico Marco Giordani. Sonia. Salve. Piacere. Anna. Ehi, siete in ritardo. Sì, lo so, però purtroppo al sabato c'è sempre molto traffico. Sì, che ne dite se andassimo a ballare? Ok, andiamo a ballare. Ci vediamo. Ciao. Noi veniamo dopo a ballare. Ho l'impressione che noi ci siamo già visti da qualche parte. Sì, è possibile. Frequento sociologia al Palazzo Valdagno. Ah, allora potremmo esserci visti là. Ci sono stato diverse volte. Scommetto che sei un ricercatore. No, perché? Non lo so, è la faccia di un professorino che aspira a far carriera. Beh, veramente... Sì, ho insegnato, ma davo soltanto delle ripetizioni, niente di particolare. Allora che fai di bello? Lo scribacchino. Ah, sei giornalista. No, per la verità, sì, ho scritto qualche articolo. Una volta ne ho scritto uno su una vecchietta che aveva perso il suo cagnolino. Beh, no, sto scrivendo un romanzo giallo. Straordinario. Beh. Ehi, voi due avete finito di chiacchierare? Venite anche voi a scatenarvi. Bene, allora andiamo anche noi. Cosa non va? Che c'è? Basta, mi sono stufata di questo casino. Ti va se usciamo un po'? E i tuoi amici? Ah, non ti devi preoccupare di loro. Va bene, d'accordo, ma non stai bene? No, sto benissimo. Ok. Senti, ti spiace di accompagnarmi a casa? D'accordo, come vuoi. Ho la macchina proprio qui davanti. Ma sei proprio sicura di star bene? Ma sì, sto bene. Senti, io non vorrei averti rovinato la serata, ma... Ah, lascia perdere. Non pensarci nemmeno. Sono stato molto bene con te. E anche con i tuoi amici. Questa sera no, ma la prossima volta ti farò salire. Certo, come vuoi tu. E allora ci rivediamo? Certo che ci rivediamo. Mi farebbe piacere sentirti. Sì, anche a me piacerebbe. Questo è il mio numero. Chiamami pure quando vuoi. Tieni. Puoi contarci? Allora, buonanotte. Buonanotte. Scusa, ma non ricordo il tuo nome. Marco. Buonanotte, Marco. E scusa per il comportamento di questa sera. Oh, non devi scusarti. Mi ha fatto molto piacere conoscerti, sai? Ha fatto piacere anche a me. Ciao. Ciao.
quanto ho dormito. Scusa se me ne sono andata così, ma non volevo svegliarti. Dormivi come un angioletto. Questa mattina avevo una lezione importante all'università. Ieri sera è stato bellissimo. Ti bacio. A stasera, Anna. Che diavolo vuole, eh? Mi lasci il braccio. Ma lei è pazzo, eh? Mi scusi, non so che cosa mi ha preso. Non so proprio. Non si sente? Bene. No, ora va meglio. E scusi ancora. Roba da matti, oh. Thank you.
Buongiorno. Il nostro telegiornale va oggi in onda in forma ridotta a causa dell'astensione dal lavoro di 24 ore proclamato dai giornalisti TRC, aderenti alla rispettiva associazione sindacale teleregionale consorziata. La protesta è dovuta al mancato rinnovo del contratto scaduto il 15 settembre scorso. Pertanto oggi non verrà trasmesso il consueto notiziario regionale. E ora una importante notizia di politica interna. È stato eletto stamane il nuovo Presidente della Repubblica. Si tratta dell'ex Ministro degli Affari Esteri, Francesco De Carlo. De Carlo ha annunciato nel primo pomeriggio che nel corso di una sua visita ufficiale nelle principali città del Nord incontrerà proprio nel nostro capoluogo i rappresentanti delle maggiori industrie. Sentiamo ora una sintesi di un primo discorso di De Carlo registrato dal collega Biasutti. Vorrei invitare i cittadini italiani ad avere più fiducia nelle nostre istituzioni. Le gravi problematiche che affliggono la nostra epoca non si risolvono con l'individualismo e l'indifferenza, ma soltanto con l'unione. L'incontro si terrà a Palazzo Valdagno, sede dell'Università degli Studi. Vi prego, dovete credermi, almeno voi. So che quanto sto per dirvi può sembrarvi assurdo, ma è tutto vero. Il presidente della Repubblica De Carlo verrà ucciso in un attentato terroristico. C'è una casa in fondo al viale Alberato che costeggia il fiume che... Ah, interessante. E lei come lo sa? Lo so perché l'ho visto nel mio sogno. Aveva una sciarpa rossa e un giubbotto di pelle nera. Non sono riuscito a guardarlo in faccia perché era incappucciato. E poi perché mi sono svegliato di soprassalto. Dovete fare qualcosa, subito! Beh... io penso sarà meglio lei se ne vada a casa a dormire, così smaltirà la sbronza, eh? Che ne dice? Non mi credete, eh? Non importa, farò meno di voi! Ma guarda solo questo qua, a causa del temporale si è anche fumato il cervello. Allora, qual è il problema? Ho capito il senso di quel sogno. E ho anche capito qual è stata la vera causa del mio misterioso malore sul campo da tennis. Di che sogno stai parlando? Vuoi spiegarti meglio, per cortesia? Quello che voglio dirti è che il presidente De Carlo verrà ucciso in un attentato terroristico. E quando mia madre si è gettata dal balcone, io ho avuto una specie di contatto telepatico. Vuoi capirmi? Il presidente De Carlo verrà ucciso da un killer incappucciato che porta una sciarpa rossa. Senti, Marco, riesci a dormire la notte? Le prendi le medicine che ti ho prescritto? Stammi a sentire, credi che sia pazzo? Calmati, per Dio. Siediti e spiegami con calma che cosa ti sta succedendo. Come sai tu che il presidente sarà ucciso da un comando terroristico? Lo so, perché l'ho visto chiaramente nel mio sogno. Il killer indossa un giubbotto di pelle nera e una sciarpa rossa. Non sono stato in grado di riconoscerlo perché era incappucciato. Senti, Marco, io conosco un ottimo psichiatra. Io credo che tu in fondo abbia più bisogno di lui che di me. Oh, il diavolo! Io mi trovo in una situazione incredibile e tu mi dici queste stronzate! Calmati e stammi a sentire! Tu hai bisogno almeno di stare 6 mesi in una clinica per malattie nervose. Baci tu al manicomio e ricordati che non sono impazzito, è tutto vero! Ma come puoi pretendere che io possa credere delle simili fantasie? Cosa ne prendi? Ho fatto paura, spero. No. Si è bruciata la lampada delle scale. Questo pacco è per lei, da parte della signorina Anna. Ah, grazie.
Buon compleanno, amore. Scommetto che te ne eri anche scordato. Ecco cosa voleva dirmi mia madre prima di morire. Perché proprio io? Perché proprio a me? Rispondo alla segreteria telefonica di Anna Valentini. Sono momentaneamente assente. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo segnalare. Ora vado da lei. Ma la porta è aperta. Sei sorpreso? Hm? Dai, muoviti. Eh già. Mi riconosci ora? Abbiamo un appuntamento. Muoviti, vieni con me. Ciao Marco, ti stavamo aspettando. Accomodati. Anche voi? Ma che cosa volete da me? Una semplice collaborazione, Marco. Per te sarà una cosa da nulla. Che tipo di collaborazione? E perché proprio io? Diciamo per due ragioni. La prima è che tu, con le tue particolari doti, ci puoi essere di grande aiuto per salvare la nazione. Perché noi, in un certo qual senso, salviamo la società. Cosa credi? L'ho capito subito. Fin dal primo giorno che ti ho visto.
E poi lo strano appuntamento di questa sera. Non a caso sei venuto fin qui. Tu sei il tipo che ci serve. Io farò degli importanti studi su di te. E se l'esperimento riesce, ti assicuro che ci sarà una svolta decisiva nel mondo scientifico. Non dimenticare che io sono il tuo medico di fiducia. La morte di tua madre ha risvegliato in te questi strani e preziosi poteri. Salvare la nazione o distruggerla? Voi siete tutti pazzi fanatici. Io non faccio il vostro gioco, non collaboro con gente come voi. Non puoi farci nulla, ragazzo. Domani mattina verrai con noi a Palazzo Valdagno, vicino al fiume. Sbaglio? O conosci già quel posto? È proprio lì che verrà il presidente. E sarai proprio tu quello che procederà a giustiziarlo, come previsto. Ho l'impressione che dovrei accettare. E poi tutto accadrà senza che tu te ne accorga. Ma che cosa volete farmi? Stai calmo, non aver paura. Senza di questa non ti sarà facile. Brucerà un po', ma poi ti passerà. E qual è la seconda ragione? È che ognuno di noi ha un destino segnato e nessuno lo può mutare.